Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, voglio darvi qualche consiglio per completare la quest del falco lunare. Prima però vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita. Detto questo, iniziamo. Innanzitutto sappiate che per ottenere la quest dovete possedere il DLC con tanto di pass stagionale. Inoltre dovete aver completato, almeno sul personaggio con cui vorrete ottenere l'arma, la quest iniziale del corvo, quindi la missione sulla luna e la prima caccia all'endofuria. Se avete fatto tutto ciò, per ottenere la quest vi basterà andare dal ragno che vi offrirà una piuma dorata. Il primo step quindi ci chiederà di esplorare la zona subito fuori dalla tana del ragno. Qui appena usciti sulla sinistra troverete una piuma dorata appoggiata su una cassa. Raccogliendola inizierà una ricerca che vi richiederà di trovarne altre 4 diffuse per tutta la mappa di gioco. A questo proposito vi rimando al video che abbiamo fatto uscire ieri sera in cui facciamo vedere nel dettaglio dove si trovano tutte le piume. Trovate anche l'ultima piuma, torniamo dal corvo che attiverà una missione nella palude sulla zona morta europea. Questa è molto semplice ma richiede un minimo di parkour. Munitevi quindi di calpo, leoni rampanti e in poco l'avrete terminata senza problemi. A questo punto, tornati dal corvo, ci verrà richiesto di generare 50 sfere di luce. Da notare che queste devono essere generate e non raccolte. Vi converrà quindi completare lo step da soli in modo da non rubarvi le kill a vicenda con i vostri compagni di squadra. Anche questo step è molto veloce. Vi basterà munirvi di un'arma prodigiata e in 2-3 settori perduti l'avrete finito. Ricordatevi che con un'arma prodigiata vi basterà uccidere 2 o più nemici alla volta per ottenere sfere di luce. Tornati ancora una volta dal corvo, ora dovremmo cercare la fonte di alcuni segnali nella ZME. Spawnati a Trostland, entrate in questo edificio e in cima troverete la prima piuma. Continuate quindi passando per la porta che vi ritroverete davanti e seguendo il percorso raggiungerete una zona in cui tutte le altre piume saranno segnalate. Una volta che ne avrete ottenute 4, continuate lungo i corridoi fino ad arrivare alla zona dove avviene la boss fight nell'assalto del lago di ombre. Puliti i nemici, l'ultima piuma comparirà al centro dell'arena. Inoltre, se vi interessa, arrampicandovi sul balconcino in alto a sinistra potete attivare un dialogo tra Uldren e Scintilla. Come al solito torniamo dal corvo e qui arriva lo step un po' più lunghetto. Dovremo infatti uccidere guardiani nel crogiolo o campioni nelle attività. Il progresso va a percentuale, considerate che i guardiani richiesti sono circa 150, mentre i campioni 34. Se quindi dovete fare qualche cala o caccia all'impero per le miliari, potete approfittarne. Altrimenti un metodo molto rapido che ci avete consigliato voi stessi live è ristartare il cala notte di questa settimana, almeno al 1220, dove in questa stanza spawneranno 4 campioni. Uccidendoli tutti senza pulire anche i Vex, in modo da non andare avanti con l'assalto, vi basterà suicidarvi per respawnare all'ingresso della stanza con altri 4 campioni da fare. Facendo questo trucchetto in 8-9 run avrete finito. Raggiungiamo finalmente l'ultimo step in cui dovremo tornare sulla palude e fare un'altra missione molto simile a quella di prima, con l'unica differenza che il parkour è un po' più fastidioso e che alla fine otterremo il falco lunare vero e proprio. Quindi ragazzi, io spero che il video sia stato utile e rimanete in attesa perché nei prossimi giorni uscirà come al solito la recensione esotica dell'arma. In ogni caso vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, ad attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita e detto questo noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.